Bene, dagli studi di Bolzano, eccoci qua, Interferenze Radio, Radio Tandem. Con noi oggi Jenny Redolfi. Ciao Jenny, Ciao. che ci parlerà del suo tour di dance di tolleranza, ballare per la tolleranza. Dopo le faremo un po' di domande a riguardo e vedremo cosa ne uscirà. Ciao Luca, ciao Ciao Ifonici, Klaus Sara. Denzo. Ed è la seconda puntata dopo la pausa per le festività natalizie. Siamo ritornati con noi. Un'altra puntata di interferenze, sarà la miliardesima Sara. Che puntata è Dico la questa? seconda dopo la pausa delle feste È natalizie. meglio contare così. Se no sono troppe da ricordarsi. Sì. Radio Tandem, ospitata da Popolare Network, è www.interferenzeradio.com, dove c'è il sito su Facebook, potete seguirci in streaming e rivedere tutte le puntate nostre registrate, potete vederci in onda, potete così vedere le nostre facce, le facce anche dei nostri ospiti. E adesso parliamo della nostra radio che si occupa di salute e benessere, malattia mentale, e di musica, di tanto intrattenimento, di notizie sul weekend, sul divertimento, sul tempo libero. E diciamo che oggi ospitiamo una simpaticissima ragazza che si chiama Jenny Redolfi. Ciao Jenny! Ciao a tutti! E vogliamo parlare di questo tour che si intitola appunto Tanz di Tolleranza. Cosa ci dici a proposito? Com'è nato? Innanzitutto è nato perché io volevo lanciare un messaggio, però non a parole. E volevo raccontare qualcosa di vero, non raccontare le storielle così solo per divertimento, insomma, volevo che fosse una cosa reale con Dei sì, dei sentimenti. sentimenti reali che veramente vivi. E quindi, insomma, io ho proposto di dare via questo progetto con ragazze comunque della stessa età, più o meno, che va dai 20 ai 30 anni, più o meno, insomma. È un progetto di poesia e danza, quindi ci sono delle le poesie introducono sempre una danza e quindi viene spiegata l'emozione corrente. Sì. E niente. Ma è stato sostenuto dalla Young Caritas questo Sì, questo progetto. progetto è partito innanzitutto perché la Young Caritas ha deciso di sostenerci. Insieme a Young Caritas c'è anche il Caffè Iris, Sì. che fa sempre parte della Caritas. Ciao Veronica. E quindi, insomma, grazie a loro abbiamo potuto iniziare. Bene, e mi dicevi che appunto l'hai organizzato tu, hai fatto tu le coreografie, giusto? Sì, ho preparato io le È coreografie. stato difficile, come è stato bello, cosa ci dici in proposito? Beh, bello sicuramente. Insomma, sai quando sei piccolo, no? Che ti Sì? dicono io voglio fare il parrucchiere, io voglio fare Tu questo. volevi fare danza. Non proprio danza, io ho sempre sognato, ma da quando ho iniziato a fare danza, di poter creare poi in futuro un mio spettacolo. E ci sei riuscita. Quindi per me è stato bellissimo. Difficile, è stato difficile perché comunque le ragazze hanno la mia età, quindi è un po' difficile staccarsi, non farti prendere troppo dalla confidenza, Beh, è stato tutto fatto molto professionalmente, comunque, anche data la vostra giovane età, comunque io ho assistito alle prove e devo dire sono venute fuori cose ottime, insomma. Grazie per il Eh complimento. no, è la verità. Sì, no, devo dire che anche loro mi hanno dato una grande mano, quindi. Quindi parliamo di amicizia in questo tour. Esatto, parliamo di amicizia che alla fine si è veramente creata un'amicizia tra tutte noi. Quindi diciamo che solo così lo scopo già sarebbe raggiunto, ecco. Ok, poi chiederemo altre cose nella seconda parte dell'intervista. Allora, stavamo parlando di tanz di tolleranza. Io ho saputo che c'è stata una prima, come si può dire, una prima prova generale a casa Elmaus il 22 dicembre 2014. Com'è andata, Jenny?
è andata benissimo. Diciamo, le ragazze erano un po' agitate, comunque prima volta davanti a un pubblico, io anche, anche perché però prima questo volta che vedevo... fa vedere tutto che è più vero, esatto. È più sentito. C'è però, l'emozione. Sì, esatto, l'emozione, e quindi visto che parliamo di emozioni nello spettacolo, insomma, era bello anche per quello, perché c'erano emozioni. Eravate cariche. Sì, eravamo cariche, poi... insomma, mettici la paura della prima volta che fai vedere lo spettacolo. Che poi ha riscosso un notevole successo. Sì, tant'è che ci hanno invitati di nuovo a Primavera, quindi insomma certo. Erano molto contenti, hanno ballato tutti con noi. Sì, quindi... perché dopo alla fine dello spettacolo c'è un pezzo dove noi invitiamo tutti quanti a ballare, giusto? Sì, è un ballo di gruppo praticamente. Sì. Che puoi trovare nei villaggi turistici. Molto facile da fare, quindi tutti sono invitati. Ma dimmi, gli ascoltatori a casa perché dovrebbero venire a vedere questo tour? Secondo te, perché? Lancia un messaggio. Perché? Perché si parla di amicizia. Ma non raccontato che l'amicizia è tutta bella, allegria. No, okay. Infatti nel tour noi si parla anche di paura, esatto. Di sofferenza. Noi siamo partiti di dalla solitudine, quindi raccontiamo questa storia di una persona sola. Quindi mettici la solitudine, la paura, quando inizi a conoscere qualcuno, non lo so, hai paure. Indossi delle maschere, no? Perché sì. non sai se essere subito te stesso, se puoi dare quello, che cosa ricevi, sì. E così. C'è un po' di titubanza. Esatto. E da lì siamo partiti proprio da dei sentimenti non proprio piacevoli, sì. Fino comunque ad arrivare alla gioia, all'amore che poi dai a questa nuova persona, no? Sì. E poi mi sembrava che nel tour iniziaste con una valigia. Spiegami questa storia della valigia che mi ha incuriosito. Okay. Sì, entriamo in scena con una valigia vuota. Entriamo con una valigia vuota che lasciamo al centro della scena per tutto lo spettacolo. E noi abbiamo, ognuna di noi ha una valigia ripiena di oggetti. Suoi personali. Esatto, per me questa valigia è proprio la mia vita. La mia vita prima di conoscere questa persona. Sì. Quindi io metto nella mia valigia le cose che mi rappresentano e che io voglio condividere con una nuova persona. Infatti poi man mano questa valigia vuota viene riempita da oggetti che noi vogliamo condividere. Ah, bello. Quindi si parla anche di condivisione, oltre che di amicizia. Sì, in ogni relazione, no? Alla fine c'è una condivisione, sì. Quindi... c'è un dare e un avere reciproco. Esatto. Ebbene, quindi un augurio che vuoi farti a te e alle tue ragazze per questo tour? Innanzitutto di riuscire a mantenere questo rapporto che si è creato durante le prove, durante l'anno. Esatto, perché adesso è veramente come avere nuove consolidata. Amiche. Esatto. È bello quindi questo. Quindi di restare comunque così unite, perché alla fine ognuno di noi quando finirà, che ne so, si lo prenderà altre strade. Esatto, però di mantenere questo rapporto e... comunque quando si fa una cosa artistica io dico sempre che bisogna amare questa cosa, perché sennò non riesci a trasmettere. Diciamo che è come un figlio. Esatto. Lo cresci, lo nutri, lo vedi camminare. Esattamente, per quello io auguro loro, ma anche a me stessa, di continuare ad amare questa cosa, perché comunque è un momento dove tu racconti te stesso e non servono le parole. Bene, Tanz di Tolleranz, appena avremo le date le comunicheremo in trasmissione.